Siamo entrambi nati da famiglie che avevano scelto di vivere a Nomadelfia e quindi siamo cresciuti anche facendo le stesse esperienze, anche di apertura, no, ad altre famiglie, ad altre realtà, e questo ci ha aiutato anche a fare delle esperienze insieme. Poi diciamo che durante il cammino anche di studi ci siamo conosciuti, e anche se in fondo ci conoscevamo sin da piccini. Quello che ci ha unito, diciamo, è stato proprio un obiettivo che avevamo in comune, no? Quello di non fare della nostra vita qualcosa che fosse. Cioè, avevamo lo stesso obiettivo, nel senso che volevamo che la nostra vita fosse aperta agli altri, no? E quindi Sì, in diciamo che fondo è stato questo che poi ci ha portato anche a sposarci. Sposati da bello. quasi 4 anni, e insieme abbiamo maturato anche la decisione di formare una famiglia in Nomadelfia, no? E perché una famiglia in Nomadelfia? Principalmente perché in Nomadelfia la famiglia non è chiusa in se stessa, quindi noi siamo, come tutte le famiglie di Nomadelfia, aperti anche all'accoglienza di figli che hanno necessità di una famiglia, quindi che si trovano a vivere situazioni di difficoltà. E anche vivere una vita aperta alle altre famiglie. Infatti viviamo insieme ad altre famiglie nel gruppo familiare, quindi. Quando ci siamo sposati, ecco, questo legame che ci ha unito e ci ha spinto a rimanere a Nomadelfia è proprio questa apertura, la visione della famiglia non chiusa in se stessa, anche nel proprio lavoro, nei propri interessi, ma in vista degli altri e del bisogno che c'è nel mondo di condividere una vita insieme più fraterna, ecco, insieme ovviamente ad altre famiglie. In Nomadelfia nessuno si sceglie il lavoro, diciamo così, quindi siamo tutti disponibili a svolgere qualsiasi attività di cui ci sia bisogno dentro la comunità. Quindi, per esempio, io mi sono laureata in economia e dopo aver finito gli studi, Nomadelfia mi ha chiesto di occuparmi dell'ospitalità, quindi per un anno mi sono occupata dell'ospitalità, quindi di accogliere i visitatori, di un po' di questo. E dopodiché mi è stato chiesto di continuare gli studi e di approfondire l'antropologia e la filosofia proprio per capire davvero qual era il pensiero del fondatore, anche la sua visione dell'uomo. Quindi attualmente sto studiando e comunque diciamo che faccio anche altre cose, perché proprio quello che ci caratterizza è essere al servizio degli altri in qualsiasi modo, sì. Dopo l'ambito scolastico ho iniziato a lavorare a Nomadelfia di Grosseto come in agricoltura, e quindi sono sempre stato appassionato in questo campo, e quindi prima inizialmente lavorando nei campi, poi dopo anche nella specializzazione nel caseificio, però dopo Nomadelfia, ecco, in questo fa crescere, perché non è che sei legato a un luogo, a un posto di lavoro. Ecco, mi ha chiesto, ecco, di poter continuare questa vita qui a Roma. Ovviamente ci siamo sposati, quindi siamo venuti a vivere qui a Roma. Ecco, qui ho sempre sperimentato un'altra vita, ecco, lavorativa, perché sei vicino a una grande città come Roma, quindi sei a disposizione anche di un'apertura nella testimonianza, nella parrocchia. Quindi noi ad esempio facciamo catechismo e quindi siamo impegnati anche in questa città, in questo modo, quindi non legati, ecco, a uno specifico lavoro, ma disposti, disponibili a testimoniare questa vita. Per noi è stata una notizia bellissima che il Papa venisse a trovarci, anche perché siamo una realtà piccola e proprio il fatto che il Papa ci dedichi questa attenzione ci fa molto riflettere anche noi, ci mette in mano una grossa responsabilità in fondo. Ed è molto bello anche il fatto che ci metta insieme proprio nella stessa mattina ad un'altra realtà come quella di Loppiano, perché siamo poi legati anche dagli stessi ideali dell'unità, della fraternità, e quindi questo per noi è un bel segno. Spero che il Papa ci dia, ecco, una motivazione in più per continuare questa vita e ci rafforzi, ecco, questa vocazione, ci diano slancio, ecco, in questo senso.